Il teatro alle Scale di Perchiano, dal Monte, presenta tanfi corporei e tanfi spirituali, dall'Auda 26 di Jacopone da Todi, siccome la morte face, umilmente preceduto da una traduzione. Questa morte farà il corpo putridissimo e fetente, la sua puzza sterminata conturberà ogni gente, non si trova più vicino né amico né parente che sopporti per un giorno di tenersi quel fetente. Questa morte naturale vibra al corpo un colpo tale che la carne ha da lasciare per i vermi a banchettare, ed i vermi in gran riunione fan del corpo residenza, né faranno mai questione di digiuno o d'astinenza. Ma di ciò che fa la morte al mortale corpo umano farà l'anima assai peggio la gran morte del peccato. Il peccato mena l'anima al sepolcro dell'inferno, che lì resta seppellita né ci scappa in sempiterno. Tutto il puzzo che sta al mondo fosse insieme radunato, ogni puzza di carogna e lo spurgo d'ogni fogna pare mirra al paragone col fetore dei peccati, questo puzzo sterminato che l'inferno ha infetentato. Questa morte si fa il corpo putridissimo, fetente, e la puzza sterminata che conturba tutta gente, non si trova né vicino, né amico, né parente che voglia essere sofferente di averlo un giorno al lato. Questa morte naturale dal corpo, percussione che la sua carne sia data ai vermi, in commestione con i vermi congregati d'sto corpo, postazione. Mentre loro non è questione che lo non sia devorato. Sì, come la morte face allo corpo umanato, molto peio si fa all'anima la gran morte del peccato. Lo peccato mena l'anima al sepolcro dell'inferno, l'ho così intumulata che non esce a un sempiterno. Tutta puzza che nel mondo fosse insieme adunata, sol fanial de corpi morti e ogni puzza deprivata si seria foscato o tambra pro il fetor della peccata, questa puzza sterminata che l'inferno ha imputedato.